Molte delle affermazioni sono totalmente infondate e pretestuose, di conseguenza non so da chi abbiano avuto le informazioni, anche perché io personalmente non sono stato contattato e fra le altre cose gli atti ufficiali e le azioni intraprese da questa amministrazione sono perfettamente in linea con quello che avevamo previsto all'interno del nostro programma elettorale e per quello che noi crediamo come fondamentale, come acqua, rifiuti, come crescita di un territorio. Devo riuscire a capire le motivazioni di queste accuse, perché accusare è facile. Ritorno a ripetere, sono accuse pretestuose e quello che più mi colpisce è che non sono stato contattato direttamente per avere delle risposte e devo sapere dalla stampa che sono stato espulso da un movimento in cui credo e che cui i miei valori e i miei principi si identificano. È chiaro che il mio compito è quello di servire la città ed è quello che continuerò a fare nel miglior modo fino a quando ci sono le condizioni. Dopodiché prenderò le mie decisioni, però sono sicuro che la città di Gela, con tutti i problemi che ha, il vero problema è l'occupazione e lo sviluppo del territorio e non certo se qualcuno fa parte di un simbolo, di un altro simbolo. Il mondo reale ha delle regole diverse rispetto al mondo virtuale, dove in realtà questo tribunale ha sancito la mia espulsione in modo del tutto autonomo e non so nemmeno fino a quando legittimo.